quali sono i principali benefici di un investimento nel proprio brand? L'altra volta abbiamo parlato dei costi legati agli investimenti in branding in Svizzera e in Canton Ticino. Oggi invece desidero approfondire con voi un aspetto fondamentale. Quali sono quindi i benefici di investire nel proprio brand? Prima di elencare i vantaggi, però, è importante riflettere su quali sono invece gli svantaggi del non farlo. Comprendere questi aspetti può far emergere quanto sia importante investire in branding. Vediamo insieme quali sono gli svantaggi del non investire nel proprio brand. 1. Spazio alla concorrenza. Non investire nel proprio brand significa dare spazio alla concorrenza. In un mercato dove le aziende competono per l'attenzione dei clienti, chi non lavora per costruire una presenza solida e riconoscibile rischia di perdere in termini di visibilità. Quando il tuo brand non si fa notare, i tuoi competitor guadagnano terreno, attirando quei clienti che avrebbero potuto scegliere i tuoi prodotti e i tuoi servizi. 2. Perdita di identità. Il brand è molto più di un logo o un nome. È l'anima dell'azienda, il suo carattere distintivo. Non investire nel proprio brand significa non trasmettere in modo chiaro né la mission né i valori aziendali. Questo può portare a una perdita di identità, rendendo più difficile per i clienti comprendere chi sei e che cosa rappresenti. Una comunicazione debole sul brand può anche compromettere la fiducia e la fidelizzazione dei clienti. 3. Meno fiducia da parte dei clienti. Un brand poco curato può sembrare meno affidabile. Le persone tendono a fidarsi di quei marchi che dimostrano coerenza. Professionalità è una chiara immagine di sé. Trascurare il branding può generare una percezione di disorganizzazione o instabilità, spingendo i clienti a preferire quelle aziende che hanno investito sulla costruzione di un'immagine più strutturata e rassicurante. 4. Mancanza di riconoscibilità a lungo termine. Senza un investimento costante nel brand, diventa difficile ottenere riconoscibilità nel lungo termine. I consumatori hanno bisogno di interagire ripetutamente con un marchio. Se un brand non viene curato nel tempo, rischia di essere dimenticato o sostituito con altri brand sul mercato. 5. Mancanza di valore percepito. L'ultimo, ma non meno importante svantaggio di non investire nel proprio brand, riguarda il valore percepito dai clienti. Senza un branding efficace, i tuoi potenziali clienti potrebbero non attribuire il giusto valore né ai tuoi prodotti né ai tuoi servizi. Se non sei tu il primo a investire nel tuo brand, come puoi aspettarti che lo facciano gli altri? Pretendere che il mercato riconosca il valore dei tuoi prodotti senza una solida identità di marca è un errore che potrebbe costarti veramente caro. E adesso, dopo aver analizzato gli svantaggi, andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i vantaggi di investire nel proprio brand. 1. Miglior posizionamento sul mercato. Un brand forte consente di ottenere un miglior posizionamento sul mercato. Quando i clienti riconoscono e si fidano di un marchio, sono più inclini a sceglierlo rispetto alla concorrenza. Questo vantaggio competitivo può fare la differenza in mercati saturi, dove la visibilità è fondamentale. 2. Fidelizzazione del cliente. Investire nel proprio brand aiuta a costruire una relazione di lungo termine con i propri clienti. Un brand coerente e ben definito crea fiducia, portando i clienti a ritornare. La fidelizzazione invece va oltre la qualità del prodotto. Si basa sul legame emotivo che il brand riesce a creare con il proprio pubblico. 3. Maggior valore percepito. Un brand ben curato è in grado di aumentare il valore percepito di prodotti e servizi. I clienti, infatti, sono disposti a pagare di più per marchi che considerano affidabili e di alta qualità. L'investimento nel brand consente di posizionare i tuoi prodotti in una fascia più alta del mercato, giustificando prezzi superiori rispetto alla concorrenza. 4. Espansione del mercato. Un brand solido e riconosciuto facilita l'espansione del mercato. Quando un marchio è consolidato, diventa più facile attrarre nuovi segmenti di clientela e introdurre nuovi prodotti. Investire nel branding apre opportunità di crescita e diversificazioni che altrimenti sarebbero difficili da cogliere.
5. Supporto alle strategie di marketing. Un brand forte rende tutte le strategie di marketing più efficaci. Le campagne pubblicitarie, le promozioni e le attività di comunicazione riescono a generare migliori risultati quando il pubblico ha familiarità col brand. Investire nel proprio marchio, quindi, non è solo utile per migliorare la percezione generale, ma anche per massimizzare l'efficacia delle attività di marketing. Se hai trovato questo contenuto interessante, metti un like e iscriviti ai nostri canali per non perdere nessun aggiornamento. In Organica stiamo preparando in questi giorni tanti nuovi contenuti e saremo felici di condividere con voi altre strategie vincenti per far crescere il vostro brand.